42. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e in questo episodio parleremo di Horizon Zero Dawn, la nuova esclusiva sviluppata da Guerrilla Games per Sony PlayStation 4. Negli scorsi giorni siamo stati a Roma a un evento dedicato presso il Guido Reni District per provare il gioco. In quell'occasione abbiamo anche potuto intervistare un senior producer di Guerrilla Games, ovvero Patrick Munnick, e alla fine di questo video troverete la nostra intervista con le domande che abbiamo potuto porgli. Horizon Zero Dawn uscirà per PlayStation 4 e sarà ovviamente compatibile con PlayStation 4 Pro il 1 marzo, come già detto. Man mano che scadono gli embarghi, fino al 27 ci sono ancora, al 27 di questo mese ci sono ancora dei contenuti coperti da embargo, vi mostreremo anche sequenze di gioco e qualcosa più nello specifico oltre a questo video e alla recensione scritta per orientarvi se questo gioco può fare o meno al caso vostro. La recensione la trovate già sul sito e, come avrete sicuramente capito guardando un po' in giro, il titolo è stato acclamato come un successo un po' da tutti, sia a livello internazionale che dalla critica italiana. Questo perché riesce a spiccare nel suo genere in modo abbastanza originale, con un'ambientazione non trita e ritrita di quegli scenari distopici da futuri post-apocalittici a cui siamo già abituati, con un gameplay abbastanza approfondito ma molto immediato e soprattutto con una sceneggiatura che riesce a colpire non soltanto per il carisma e per la storia narrata, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, con degli scenari mozzafiato e con una cura per i dettagli davvero incredibile. La location romana in cui si è svolto l'evento a porte chiuse di Horizon Zero Dawn è stata molto molto bella e suggestiva, come potrete vedere anche nelle immagini a schermo, perché cercava di ricreare un po' le atmosfere, i colori, anche i giochi cromatici e i giochi di luce presenti negli stessi setting del gioco, con un effetto davvero particolare. Abbiamo potuto provare il gioco per diverse ore sia su delle postazioni con PlayStation 4 che su delle postazioni con PlayStation 4 Pro, alla presenza anche di diversi ospiti, tra cui la cosplayer ufficiale di Aloy, la protagonista del gioco, e anche un disegnatore Marvel, DC Comics e Bonelli, ovvero Marco Santucci, che ci ha omaggiato di uno dei suoi disegni sul gioco. Ovviamente poi abbiamo potuto intervistare il senior producer Patrick Munnick, e quindi adesso di seguito l'intervista. Multiplayer has its own challenges, and we really wanted to use Horizon Zero Dawn to tell a good story, and we decided to make it a single player experience, so that works best for us. Perché secondo noi funzionava meglio, perché il multiplayer c'ha ovviamente le sue necessità, e mentre noi eravamo interessati alla storia, noi volevamo raccontare una bella storia, e secondo noi si prestava meglio il single player. First of all, I think it will become natural for the player to do secondary content. But if a player likes, he can just do the main quest and finish the game. Just to emphasize, all the content that we put in the game, so all the quest content, also the smaller side quests, they are all heavily narrative driven. So there's an interesting story to find in all the quest content that you're going to play. Allora, noi pensiamo che sia, anzi è, assolutamente viene naturale al giocatore anche seguire comunque dei contatti, diciamo, secondari o delle quest secondarie, però c'è anche la libertà di scelta, cioè si può anche scegliere di fare soltanto la main quest fino alla fine del gioco. Però c'è da dire, e ci tengo a ribadire questa cosa, che comunque per noi l'elemento narrativo anche nelle quest secondarie è sempre l'elemento trainante. Cioè ci sono delle storie belle, interessanti, stimolanti all'interno di tutte le quest, anche quelle secondarie. Opportunity to come back to it, yes. Diamo l'opportunità di tornarci. Ok, perfetto. Quindi si può fare. We only have one ending, so every player will experience the ending as we envisioned it. The moral choices that you have only have a minor impact on the story, but are basically meant for the player to develop his own character and to respond in situations in the way that he feels natural. And that's the main reason for us to have those choices, so that everybody has a personalized experience. Allora, il finale è uguale per tutti.
e sarà quello che abbiamo previsto noi. Comunque, per quanto riguarda le scelte morali hanno un impatto, diciamo, minore, diciamo secondario, però perché per noi lo scopo di queste scelte morali era quello di aiutare, permettere al giocatore di sviluppare il proprio personaggio, un personaggio con cui lui o lei si potessero identificare e quindi farlo comportare come lui o lei si sarebbe comportato. Questo era il senso. Ed eccoci tornati qui, ovviamente il taglio sul saluto con Patrick è stato un momento un po' concitato perché davvero i tempi erano stretti, siamo stati lì bene o male mezza giornata e riuscire a fare tutto era abbastanza difficile, eravamo davvero davvero in tanti, comunque è stato un bel momento di confronto e mi è piaciuto anche il fatto che sia stato abbastanza diretto sulle domande che gli abbiamo rivolto. Bene, anche per questo episodio di Gamecast direi che è tutto, voi cosa ne pensate? Vi convince o non vi convince Horizon Zero Dawn? Siete della sponda che preferisce appunto le esperienze più story driven di questo tipo oppure in ambientazioni simili o comunque negli open world preferite più la scuola Ubisoft, no? Con titoli come Far Cry o gli ultimi Assassin's Creed che sono in realtà a mio avviso molto più ripetitivi e colmi di cose da fare che in realtà non piacciono poi a nessuno. Ecco, ve l'ho buttata lì anche oggi questa, no, questa mia provocazione, spero che ne potremo discutere anche animatamente nei commenti, mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate, soprattutto se prenderete il gioco dopo averlo giocato, che cosa ve ne pare. Ricordatevi, mi raccomando, di leggere la nostra recensione, comunque il magazine leganerd.com, di iscrivervi ai nostri canali YouTube e di lasciare un mi piace sulla nostra pagina Facebook se non l'avete già fatto. Se volete invece seguire me personalmente trovate qui di sotto tutti i miei contatti. Anche per questo episodio è tutto, ci vediamo martedì prossimo con una puntata che vi preannuncio già sarà un altro Gamecast Live, poi ve ne parleremo un po' meglio sui social. Ciao a tutti!